andrà alla sfida con primo possesso per il Brazzaville con Calvosa. Mancini prova a innescare Calvosa, ma in qualche modo, poi ecco perché il pallone non è uscito, lo è un regalo per Ascione, cerca lo scarico dentro, non è finita, poi in angolo Puga poteva andare alla conclusione a Mancini, profondo, posizione regolare, Ascione che può entrare in area, il cross dentro, non ci arriva Tosini, grande opportunità per la rappresentativa, aveva fatto tutto molto bene. Attenzione a Wamba, uno contro uno può andare verso la porta, Wamba, Wamba, lo scarico dalla parte opposta per Moussavou, controllo, Moussavou, alto, Calvosa dalla bandierina, colpo di testa da parte di Mancini sul fondo, Mancini di testa, si ritrova il pallone tra le mani, Bonazzetti, via alla ripresa. Pallone a cercare ancora Mancini, il tocco di Graziani largo, però non è uscito il pallone, si può ancora giocare. Per lo saranno i calci di rigore a decretare chi tra rappresentativa Serie D e Brazzaville. Pallone da una parte, portiere dall'altra. A segno Primasso, anche lui. Tirelli! Tira giù la saracinesca! E non sbaglia Tosini! 2-1, avanti la rappresentativa. Moussavou! Sotto l'incrocio, gran rigore, 2-2, ma... E va a segno Bucci, 3-2, ancora avanti la rappresentativa Serie D. Pallone da una parte, portiere dall'altra, e allora 3-3, parità provvisoria. L'errore di Valenti che scheggia la traversa e poi il pallone che si perde sul fondo. Olani va centrale a segno, 4-3 per il Brazzaville. Col cucchiaio sbaglia! L'errore incredibile di Lettieri che si va a disperare. Vince il Centre National di Brazzaville ai calci di rigore, approda in semifinale.